E ciao a tutti e benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Oggi abbiamo a disposizione una moto particolare, una moto prepotente, come direbbe la casa costruttrice, una Dark Side of Japan, con il suo tre cilindri in grado di far divertire, prepotente. Anche se voi già l'avete letto dal titolo, vi presento la nuovissima MT-09. Prima di addentrarci nel test ride vero e proprio, ci tenevo a ringraziare la concessionaria Yamaha di Avellino, casa della moto. Grazie mille per avermela concessa, e se anche voi volete toccare con mano questo nuovo modello di 09, vi invito a visitare il loro showroom. Ah, e ovviamente, se ancora non l'avete fatto, vi invito a lasciare un bel like al video ed ad iscrivervi al canale, perché tantissimi di voi visualizzano ma ancora non sono iscritti. Quindi mi raccomando, iscrizione gratuita, così mi aiutate a crescere come canale e a portare sempre più contenuti di qualità, ma soprattutto interessanti, proprio come questo. Tornando a noi, Yamaha MT-09 2024. La Yamaha, a distanza di 10 anni, ha deciso di fare un restyling della MT-09, che secondo me il restyling è riduttivo, perché ci sono state delle modifiche sostanziali su questa moto, a partire da questo nuovissimo farol LED ora distaccato anteriore, che onestamente è particolare, può piacere oppure no. Magari commentate qui sotto e fatemi sapere voi cosa ne pensate dell'estetica di questa nuova MT-09. Ma non ci basiamo solo sull'estetica, perché le modifiche sono state fatte più in profondità, più per donare un'esperienza di guida, a mio modesto parere, migliore secondo me, perché abbiamo una posizione di guida diversa, più d'attacco, grazie a queste nuovissime pedane ora più arretrate, poste leggermente più in alto, regolabili su due posizioni, che le dona una guida più sportiva, più d'attacco, insomma degna di una Hyper Naked. Complice anche il nuovo manubrio più largo, anche qui regolabile su due posizioni, e il serbatoio ridisegnato. Infatti, quando l'ho spostata per qualche metro, mi si sono ritrovato subito incastrato all'interno della moto, proprio con il pieno controllo. Infatti non vedo l'ora di provarla insieme a voi. E le novità non finiscono qui, perché abbiamo anche una nuova ciclistica con una pompa d'attacco radiale Brembo, quindi adesso finalmente la moto frenerà. Penso che Yamaha abbia ascoltato un po' le varie critiche dei vari possessori di 09 e ha detto: mettiamo i puntini sulle i. E inoltre un'altra miglioria molto importante a mio parere è anche questa nuova elettronica, che ve la voglio spiegare nel corso della prova. Quindi non ci resta che allacciare il casco, salire in sella e vedere come va questa 09. Ed eccoci direttamente a bordo di questa nuovissima MT-09. Come vi dicevo nell'intro del video, questo restyling, anche se secondo me non è proprio giusto dire restyling, perché sono state fatte delle modifiche sulla carta, ma e non solo sulla carta, sostanziali. Quindi secondo me questa moto è stata un po' stravolta, se vogliamo, rispetto al modello precedente. E quest'oggi vedremo, sulla nostra solita strada di curve, se queste modifiche l'hanno resa una moto più godibile, ma soprattutto più divertente e all'altezza del segmento al quale è collocata questa moto, ossia il segmento Hyper Naked. Ovviamente da questi primissimi metri inizieremo a parlare del comfort alla guida, che è la primissima cosa che mi è balzata all'occhio su questa MT-09. Come vi dicevo, hanno modificato la seduta, ebbene sì, non appena sono salito in sella a questa MT-09 mi sono
sono incastrato subito all'interno della moto, ma nel vero senso della parola, in quanto questo serbatoio è stato ridisegnato, molto più sagomato. Infatti le mie gambe entrano perfettamente all'interno della moto, e le novità non finiscono qui, perché la seduta si è trasformata in una seduta più d'attacco grazie a queste, a questo nuovo disegno di pedane regolabili su due posizioni, poste in modo leggermente più alto rispetto al modello precedente, ma soprattutto più arretrate, e questo mi dà una posizione di guida più sportiva. Infatti le mie gambe sono posizionate all'indietro rispetto al solito. Ho il pieno controllo dell'avantreno, perché sì, è stato modificato anche il manubrio. Abbiamo un manubrio anche qui regolabile su due posizioni, manubrio più largo e leggermente più basso, quindi i presupposti per una guida sportiva ci sono tutti. Io vi ricordo che sono alto o basso 1,69 m e ci sto perfettamente. Inoltre un'altra sensazione positiva è che questa moto la sento molto agile. Infatti di sinistra a destra si fanno senza alcun problema, me la sento veramente compatta. Complice il fatto che pesa a secco solo 193 kg, ma non fatevi ingannare da questo, perché Yamaha ha fatto veramente un lavoro egregio per quanto riguarda il telaio, perché abbiamo un telaio in alluminio presso fuso CF, versione moderna del collaudo altissimo Delta Box, quindi telaio usato sulle R1. Io infatti da queste primissime curve riesco a spostarmi senza alcun problema, facendo una leggerissima pressione sulle pedane. Purtroppo oggi l'asfalto non è dei migliori, in quanto ieri ha piovuto, però cerchiamo di capire com'è questa MT-09. E per quanto riguarda la ciclistica, come vi stavo dicendo, con questo gran telaio abbiamo delle altrettante sospensioni riviste rispetto al modello precedente, perché abbiamo una forcella anteriore da 41 completamente regolabile, che è una gran cosa, altrettanto il mono posteriore. Devo dire, per una guida confortevole sono settate il giusto, infatti non la sento né troppo rigida e né troppo morbida, cosa che sul modello precedente non mi andava tanto a genio, il fatto che su una moto del genere il mono era un po' troppo morbido. Ed inoltre una chicca molto importante secondo me è che abbiamo finalmente una pompa freno Brembo, ed inoltre abbiamo questo sound e questa erogazione tre cilindri che a me fa letteralmente impazzire. Questo tre cilindri Yamaha lo trovo godibile un po' a tutti i regimi, ma la cosa bellissima è che questo motore, come dicevo, con l'audatissimo tre cilindri CP3 da 8,90 cc, che eroga una potenza di 119 cavalli, tanta roba. Erogazione rabbiosa quando deve. Infatti già dalle primissime aperture di gas questo tre cilindri è subito pronto a partire. Mamma quanto va, con un sound, devo dire, nonostante è un euro 5 più, quindi abbastanza tappata, un sound molto coinvolgente. Grazie, se ci fate caso, a questo nuovo airbox, a questi nuovi condotti d'aspirazione posti proprio qui sopra il serbatoio, che ad ogni apertura di gas, mano a mano che incrementiamo i giri motore, il sound va sparato diretto nelle nostre orecchie, proprio per coinvolgerti appieno in una guida ammazzacurve. E le novità non finiscono qui, ossia la tecnologia completamente rivoluzionata a bordo di questa MT-09. Tecnologia IMU 6 assi di derivazione R1, e anche qui questa cosa la dice molto lunga. Abbiamo disponibili diverse modalità di guida,
abbiamo la classica Street Rain Sport e abbiamo anche altre due modalità di guida, ossia la Custom 1 e la Custom 2, modalità di guida completamente personalizzabili, quindi possiamo letteralmente cucirci addosso questa moto. Mi spiego meglio: nelle modalità Custom 1 e Custom 2 possiamo regolare un'infinità di parametri a bordo di questa MT-09. Vale a dire, avendo una tecnologia di derivazione R1, possiamo andare a regolarci l'erogazione del motore, quindi più dolce, più rabbiosa, intermedia. Possiamo andare a regolare il controllo di trazione, l'antimpennata, addirittura anche il controllo della derapata e il BSR, ossia il controllo del bloccaggio della ruota posteriore, ovviamente in base alla nostra andatura. ABS e controllo di trazione completamente disattivabile. Ed un'altra chicca, a mio parere niente male, è che tutti questi parametri, tutte queste regolazioni, possiamo anche settarle comodamente dal nostro smartphone grazie all'app MyRide. Quindi possiamo letteralmente sdoppiare il display della moto sul nostro telefono. Display TFT da 5 pollici che mi ricorda un po' un cockpit di una vettura, perché possiamo andare a scegliere diversi temi, diversi tipi di visualizzazione, tutti più o meno di facile lettura, e abbiamo su questo display qualsiasi informazione, devo dire molto intuitiva, a portata di mano, a partire dall'indicatore della benzina, i chilometri, i contagiri, in che mappa siamo, in che marcia siamo. Insomma, non ne manca assolutamente nulla. È un vero piacere inserire le marce con questo cambio elettronico, perché sì, abbiamo anche un comodissimo cambio elettronico up and down, cambio elettronico che da queste primissime curve, devo dire, funziona molto molto bene. Ma ora che si è asciugato un po' di più l'asfalto, vediamo come si comporta in una guida un po' più sportiva. Sinistra, ecco, adesso curva a sinistra, stacchiamo, impostiamo all'interno, moto ferma. Anteriore che tende ad impennarsi, non potete capire il mio sorriso stampato sotto il casco, mamma mia, e siamo in mappa street. Devo essere sincero, molti si lamentavano delle sospensioni dell'MT-09 vecchia. Sì, ok, sono d'accordo, erano sospensioni tarate un po' troppo tendenti al morbido. Qui hanno trovato, secondo me, un giusto setup. Ma ritornando a parlare di questa erogazione, di questo tre cilindri che vi dicevo a me piace tantissimo, un'altra peculiarità di questo tre cilindri è che ti permette anche di andare a filo di gas senza neanche una piccola esitazione. Infatti qui l'on off è praticamente nullo. Io adesso sono in terza marcia, 30 km/h, filo di gas, la moto passeggia senza alcuna esitazione. Piccolo appunto che ho constatato è che la frizione stacca molto molto alta, e quando dico molto molto alta, veramente quasi alla fine, questione di abitudine, però sappiate che la frizione stacca molto molto alta. In questo momento stiamo camminando in mappa street, quella più confortevole, quella più comoda, con dei settaggi preimpostati. Ricordo che con queste mappe, la street, la rain e la sport, i settaggi quali controllo di trazione, controllo della derapata, antimpennata, non sono modificabili, quindi sono preimpostati. Se vogliamo andare a modificare, come vi dicevo, i vari parametri, dobbiamo selezionare le mappe Custom 1, Custom 2
e andare a regolare i vari parametri. Ma vediamo un po' questo impianto frenante Brembo come si comporta tra queste curve. Finalmente abbiamo una frenata come piace a me, frenata grazie a questa pompa Brembo non più spugnosa che onestamente notavo nel modello precedente. Abbiamo finalmente una frenata mordente, classica Brembo nella prima fase, e modulabile nella seconda fase della frenata. Niente male. Premetto che questa moto, essendo nuovissima, secondo me, anzi senza secondo me, ha ampi margini di miglioramento in termini di frenata, in quanto tutta la componentistica qui a bordo di questa MT-09 deve rodarsi. Mamma, è imbarazzante. Mamma, rabbiosa. Incredibile. Il meglio di sé lo dà nella zona medio-bassa del contagiri, e con questo cambio elettronico che ti mette una marcia dopo l'altra senza esitazione. Mamma mia, divertimento unico. Devo dire, grazie a questa impostazione nuova di guida, l'anteriore, avendolo più caricato, mi sento più sicuro nell'impostare le curve. Infatti, quando entro all'interno della curva, praticamente riesco a capire cosa sta accadendo alla forcella anteriore. Proviamo a fare una frenata un po' più aggressiva, vediamo cosa succede alla forcella anteriore, tipo qui. No, penso ce ne vuole per farla affondare. L'anteriore alquanto ballerino. Inoltre, una cosa fantastica è che questa MT-09 è godibile a qualsiasi regime, qualsiasi tipo di guida tu tenga. È veramente una tuttofare, strizzando l'occhio alla guida sportiva. Forcella anteriore che si comporta bene, nonostante abbiamo una lunga escursione di 130 mm, non la sento tanto molla. Ritorna su in modo non secco. Bella queste due o tre curvette che ora l'asfalto ha iniziato ad asciugare. Devo dire, gran tenuta e una maneggevolezza disarmante. Vedete, un pacchetto ciclistica motore di tutto rispetto. Che dire, ragazzi, giunti a questo punto del test ride, traiamo le nostre conclusioni del caso. Purtroppo devo riconsegnare questa MT-09, non vorrei riconsegnarla, mi è piaciuta tantissimo, divertente come non mai. Mi dispiace di non averla sfruttata a dovere causa asfalto in pessime condizioni, dato che ieri ha piovuto, ma un'idea me la sono fatta e spero di avervela trasmessa. Il mio pensiero su questa MT-09 ha del potenziale, è stata rivista nei punti giusti dove effettivamente andava rivista. Abbiamo una ciclistica, una seduta degna di una sportiva. Credo che Yamaha con queste modifiche abbia voluto colmare il gap che si era creato con la concorrenza. Quindi una moto che stizza l'occhio agli smanettoni, dato l'enorme potenziale di questo motore tre cilindri. Quindi una moto più bilanciata sulla sportività, ma attenzione, è una moto che ti permette veramente di fare tutto a 360 gradi. Come vi dicevo, una moto poliedrica e dal più che ottimo rapporto qualità prezzo, perché di listino costa all'incirca 10.000 e qualcosa. Magari vi lascio il prezzo qui in sovraimpressione, e penso che ad un costo del genere, con questo pacchetto, beh, io un pensierino ce lo farei. Estetica a parte, che è molto particolare, la moto non è affatto male. Teppistica, ti permette di fare una guida teppistica, perché l'indole è quella teppistica, però se vuoi passeggiare, ripeto, puoi passeggiare, insomma, c'è veramente tutto. Ed inoltre è anche disponibile depotenziata, quindi anche per chi si sta approcciando per la prima volta ad una guida su due ruote. Che dire, ragazzi, io sono curioso di conoscere il vostro parere riguardo questa nuova MT-09, se magari anche voi l'avete provata, vostre impressioni eccetera, scrivetemelo qui sotto. E se vi è piaciuto il video, lasciate un bel like, e ovviamente, cosa non ultima, non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Da domenica è tutto, ci vediamo ad un prossimo video, ciao! Credit card.